La Marsica Sportiva ritorna con uno speciale dedicato tutto a una partita di calcio a 5. Già tre, ma Sergio Di Cicco, guarda. No, assolutamente no. Quindi sarà l'insegna dell'ilarità Esatto, sì. questa nostra trasmissione, questa puntata. Ciao Sergio Di Cinzio, ben arrivato. Ciao, buonasera. Direttamente dalla Pro Calcetto, dal Nou Camp Eolo Galano, sito in Avezzano Nord. La Pro Calcetto che non ha giocato perché riposava, Sì. comunque ha mantenuto la vetta in coabitazione con lo Sport Center, con la Pro Calcetto, pardon, con l'Orione Avezzano. È un lapsus perché freudiano, perché ti accosto ancora all'Orione, Eh sì, quindi per immaginavo che l'esclusione, no, veramente dopo anni e anni, decenni di Orione, sei sinonimo di Orione, vabbè, non, appunto. ho giocato con loro in questi ultimi 3 anni. Sì, avevo giocato inizialmente con loro, poi avevo cambiato squadra, sono stato a Pescara, eccetera. E ogni volta Sì, dici questa no, cosa di Pescara, e voglio dai, dire, è sempre oh. buono dirlo, no? Sì, perché Pescara sono. Come all'epoca quando andavo a fare degli esami, mi dicevano sempre: l'esame finale però è a Milano, come per dire, e poi erano Ah, magari vabbè, delle cose questo è taroccate. sintomatico che una persona non gioca solo No, per no, è gioca vero, anche anche per perché la qualcuno poteva gloria. dire che magari giocavi al Don No, Orione per amicizie. E allora no, invece così no, si no. dimostra A anche proposito, altro, quando hai lasciato l'Orione, ti aspettavi, diciamo, la Pro Calcetto era fra le favorite, ti aspettavi che l'Orione avrebbe reso così? no? Ma guarda, io ne ero consapevole, cioè nel senso che comunque loro, o meglio, Christian, sono 3 anni che sta costruendo questa squadra. E mano a mano poi i giocatori avevano già una valenza all'epoca, hanno imparato adesso in modo migliore, almeno per sentito dire, perché ancora non li vedo mai, a giocare a calcio a 5, quindi gli sta fruttando il lavoro fatto da molti anni. Già da prima che arrivassi io, lui stava cercando di modificare questa cosa. Poi il primo anno però che sono rientrato c'era inizialmente come allenatore Franco Sorgi. Sì. Poi Christian l'ha presa verso la fine insieme a Franco. Dopodiché l'anno successivo arrivavamo ai playoff con la stessa squadra Sì. e insomma che l'anno prima aveva fatto i playout. Sì, ricordo tutto, insomma, almeno per così, se mi capi. Allora, però noi andiamo al dunque, perché ti ho Sì. invitato, non, in realtà dovevate essere, sareste dovuti essere in tre, Si due, sono più o meno. spaventati per la cravatta, Eccolo forse. là, tu non te la sei messa per niente, quindi La battuta te la dovevo perché sì, con Murzilli, perché tu preferisci cognomi, il nostro capitano mi No, avete non è preso. preferisco cognomi, cioè la famiglia conosce Peppe, No, no, ma scherzo. sì. Mi avete Dicevi, preso abbastanza in giro nell'altra ma trasmissione, quindi insomma, era dovuto almeno è giusto una opportuno, frecciatina e non solo con Peppe, ma anche con con altri. Christian in TV, perché insomma Sergio merita questo e altro, perché è Grazie. un'istituzione e va tutelata, ma anche attaccata, come Eh si certo, attaccano beh, anche le normale. istituzioni. Parlavamo prima appunto degli attacchi frontali di chi sappiamo noi in altri In altri video. ambiti Sì, e e video. quindi insomma mi sembra opportuno. Allora, dicevamo, dovevamo essere in tre, due ospiti più me, ma dall'altra parte non c'è nessuno della Fenice. Ho parlato con Mister Corrado Virgilio, che ha declinato l'invito dicendo che è inutile creare dal nulla un caso di Stato. Qual è questo caso di Stato? Di cosa parliamo? Che è Guarda, te lo successo? accenno così come dice anche Comunicato. Corrado, sì, Corrado, nel senso che non bisogna creare un caso di Stato. È stata una leggerezza da parte di alcuni giocatori, credo, della Juniores, della Fenice, fare decori un po' Sopra le righe, sopra ecco. le righe, dai, dei buchi che non ci stanno, soprattutto perché, ma anche io stesso, durante Hai tutto il fatto i secondo, cuori. no, no. Clamoroso. Sono stato preso Qualificato Sergio Di Citti. di mira da questi ragazzi. Capisco l'età, capisco tutto, però voglio dirti che in altri tempi io giocatore che giocavo un'altra squadra, che magari facevo la Juniores, se mi permettevo di insultare dei Certo. giocatori in campo, al di là dell'educazione, poi nel senso che i giocatori avrebbero scavalcato. Faccio Sarebbe dei nomi, Antonio Nanni, D'Ascanio. Se le avessi insultati Augusto, sì, in all'epoca, non effetti. penso che me la sarei scampata liscia. E in più prendevo le botte a casa perché avevo provato ad insultare una persona. Ecco, e invece E quindi adesso invece adesso, parli come mio purtroppo, nonno, vabbè, un po' di buonanima. esperienza. No, no, tutto perché poi dispiace perché fondamentalmente magari saranno ragazzi con cui poi giocherai insieme, giocherai contro.
Ecco, è stata una leggerezza, secondo me, da parte loro, punita in una maniera, a mio avviso, forse anche esagerata, nel eccessiva. Senso che eccessiva, perché io non mi aspettavo sinceramente il punto di penalizzazione, forse una multa. La squalifica. Se l'arbitro, poi io non ho letto effettivamente, al di là del comunicato, cosa abbia scritto l'arbitro nel referto. Però ecco, se a lui ha sentito e ha individuato delle persone, perché poi fondamentalmente credo che la Juniors stava in tribuna con la divisa, con la tuta della squadra. Quindi il fatto di essere tesserati ha aggravato la posizione. Ma sì, beh, ovviamente, perché lui, io nel comunicato c'è scritto dei tesserati, quindi credo che abbia individuato l'arbitro e abbia sentito i cori, perché poi il campo dove giochiamo non è che abbia questi spalti così lontani, insomma, poi sono avvenuti proprio sotto di loro, quindi in un fallo laterale, se non ricordo male. Allora, la linea difensiva della Fenice è che l'arbitro si sia inventato tutto, ma tu come la vedi? Tu hai sentito? Io li ho sentiti, sì, i bu vari ci sono stati, le prese in giro, ti ripeto, anche nei miei confronti, quindi voglio dire, sono uno dei diretti interessati, ovviamente se insultano me non è che danno punti di penalizzazione. Beh, adesso vorrei dare 3 punti più la Fenice per la circostanza. Adesso invece con il fatto del razzismo, che giustamente è una cosa che va punita, ti ripeto, io non mi sarei mai aspettato nella multa, perché non avevo capito che l'arbitro avesse poi sentito e annotato questa cosa, sì. Quindi ecco, però è giusto che una punizione ci sia, che sicuramente è una cosa che non bisogna ingigantire, che è morta lì, e sicuramente loro avranno già provveduto e al loro interno a sistemare questa cosa, perché poi conosco molto bene sia Corrado che Pietro Dosa, il presidente, la presidentessa, che insomma sono persone corrette e corrette, a queste cose ci tengono, secondo me hanno già sistemato nel loro interno questa situazione. Allora, una sconfitta, o meglio, una penalizzazione che può rovinarti un campionato? Fondamentalmente tu immaginati che un pareggio è come se avessi perso, quindi quel punto in più, al di là del punto in sé, destabilizzare, minare l'ambiente. La Fenice nell'ultimo turno ha perso in casa, ma ha perso perché aveva 8 giocatori assenti, quindi... Ah, questo è un po' loro, come ho capito, non è solo con la nostra partita, nel senso hanno avuto altri espulsi, sì, anche in altre partite, forse è un po' troppo carico l'ambiente, diciamo, magari, che... non lo so, io non posso giudicare e dare giudizi su una squadra che non vivo durante la settimana e che ho visto giocare solo contro di noi, perché poi ovviamente però anche sabato mi hanno detto che erano abbastanza nervosi, quindi non so da cosa possa dipendere, magari le aspettative sicuramente, certo, erano altre, dover vincere a tutti i costi, sì, fondamentalmente stai sotto pressione. Io dico che quest'anno, a mio avviso, la vera rivelazione un pochino del campionato siamo noi. Beh, perché... secondo me l'Orione, la Procalcetto era attesa. No, ma la Procalcetto era attesa, però se tu ti ricordi quando abbiamo fatto l'intervista prima, sì, che con Cristian, proprio Cristian, sì, Carpineta, noi fondamentalmente l'Orione, ti ripeto, come ho detto all'inizio, era 3 anni che preparava questa squadra, mister Carpineta. Ma è salita di parecchio. Sì, sicuramente. Poi ecco, noi eravamo una sfida, io accettai la sfida di Antonio Nanni, il mister, che quando parlammo avevamo 5 tesserati. Lui mi disse: guarda Sergio, facciamo questa cosa, vediamo dove possiamo arrivare. Io dissi: ok, ci sto. E così noi fondamentalmente, al di là di io, Luca, Marco, Luca Cosimo, sì, Marco Di Stefano e Peppe, il resto è sono tutto... persone che vengono dal calcio, sì, è tutto, cioè... nuovo. Vabbè, Bajuri è comunque... Vabbè, Bajuri che è stato preso però successivamente, io, sì, ti parlavo del nucleo iniziale, no? Di quello che stava nascendo, sì, quindi erano questi i nomi, quindi fondamentalmente secondo me noi siamo una buona scoperta quest'anno, sì, almeno a mio avviso. Poi ovviamente che da una società come la Procalcetto si aspettava un campionato ad alti livelli è un altro discorso, però da lì, dal crearlo dal nulla, fondamentalmente credo che abbiamo creato un ottimo gruppo e ci sta dando dei risultati veramente più che aspettati, certo, insomma. Allora, la classifica parla chiaro, sono 3 squadre, 3 quintetti in fuga, sono loro 3 che si giocheranno il campionato, comunque tutte e 3 marsicani. Sì,
c'è da non sottovalutare secondo me il San Nicolò. Vabbè, però insomma già però è una adesso... squadra che può perdere, diciamo. Però, cioè, nel senso, tu dici nel rush finale per il primo posto, nel senso che ha la tendenza comunque... No, dicevo l'ipotesi sì, che sì, mi sì. ponevi nel rush finale del primo posto. Sì, comunque... rush finale del primo posto secondo me molto dipenderà da questo mese, nel senso che da queste ultime tre partite, soprattutto da lo scontro diretto, dagli scontri diretti e anche da chi prenderà chi, certo. Perché adesso si riapre il mercato questo invernale, quindi bisogna vedere un attimo come vanno questi passaggi tra varie squadre. Sergio, è già stato deciso il format del prossimo campionato a 12 squadre nella migliore delle ipotesi, favorevole o contrario? Io sono per, più volte l'ho detto, sono per il girone unico, in modo tale da riformare da riformare anche una Serie D, insomma, di che livello. Altrimenti veramente, come dice Carpineta, siamo noi una Serie D su una Serie D che non esiste. Sì. E il campionato così come è strutturato non ti permette, quello di adesso ti parlo, non ti permette di fare passi falsi perché sono talmente poche le partite. Consite che noi il 20 terminiamo il girone d'andata, abbiamo iniziato a giocare ad ottobre, in una settimana quasi, è assurdo un campionato così corto. Non lo ricordo dall'anno che si ritirò credo una squadra, e comunque eravamo 12, poi diventavamo un paio di stagioni fa che si ritirarono un paio di squadre, una inizio campionato, una durante. Sì, perfetto, del Terramano, confermo, in effetti così non ha molto senso, ancora meno senso la... Sì, ma perché poi sono due gironi così, ripescando squadre dalla Serie D che magari avrebbero potuto fare un ottimo campionato in Serie D. All'inizio, con i termini scaduti secondo il regolamento, la Serie C2 sarebbe stata 17 società, magari con il ripescaggio di una 18esima ci saremmo potuti fermare. Sì, ma anche perché diventa anche più appassionante un campionato, anche se voglio dirti che mai come quest'anno è appassionante, anche perché è molto marzigano, quindi... poi l'anno scorso di questi tempi il campionato era terminato, certo, era nettamente terminato. Può succedere lo stesso alle prime tre che tagliano fuori tutte le altre? Ma ti ripeto, io aspetterei queste per dare un giudizio veramente, ti devo dire che bisogna aspettare le ultime, proprio perché il campionato è così corto. Farei terminare il girone di andata e ti saprò dire magari nelle prossime interviste che sicuramente faremo. A voglia, tu che scherzi, c'è l'abbonamento, quindi... perché poi mi dicono vai sempre tu, ma poi va bene, siamo affezionati di questa cosa. No, ma infatti sei un valore aggiunto, e grazie. Sei un patrimonio, nel senso che costi parecchio a intervista. Sembra vero. Sembra vero. Questi tempi, caro mio. Se dovessi però sbilanciarti e fare una griglia playoff, oltre le tre, le solite note, chi metteresti? San Nicolò, rientra San Vincenzo, rientra la Fenice o vari eventuali Area Sport? Allora, secondo me c'è la possibilità, ovviamente, la Fenice, perché... a parte questa sbandata che hanno avuto, è un'ottima squadra, e quindi oltre ai nomi comunque giocano a calcio a 5 veramente, quindi... cioè se inizia ad ingranare rientra sulla griglia playoff e vince anche i playoff, sei liberissimo di fare le corna, dire scontri vari li faremo dopo in separata sede. Perfetto. E dicevi la Fenice e la Fenice, poi c'è anche la San Vincenzo che secondo me, se ringrana, riesce a ritrovare il giusto passo, e in casa è difficilissimo vincere lì, e anche perché anche sabato hanno perso credo verso la fine, per poi hanno avuto anche hanno avuto un tiro libero proprio all'ultimo secondo, hanno preso un palo e poi l'arbitro ha fischiato la fine, quindi questo fa capire che è difficile vincere lì a San Vincenzo. Un uomo che ha inventato il format tutto il calcio a 5 minuto per minuto, dovete sapere che il sabato in palestra sta lì col cellulare, perché c'è in palestra? Nonostante tutto sabato non ho giocato, ero ad allenarmi, e chi c'era ad allenarsi con te, quindi perfetto. Intanto se ne va il camera, ma torna purtroppo no, scherzo. Dopo aver detto che nel derby fra Tagliacozzo, sempre molto sentito, fra Tagliacozzo e Carzoli hanno vinto i secondi, cosa pensi? Tagliacozzo destino già segnato?
Ma speriamo, io spero per loro di no. Conosco bene Luigi Sabatini e spero per lui, gli auguro veramente, non contro di noi, ovviamente, di di vincerle tutte vincerle tranne tutte, tranne una, una. Ecco. e di tirarsi su, insomma. Loro purtroppo hanno problemi lavorativi nell'allenarsi, così mi raccontava lui, e anche di campo, di sponsor, quindi sta tirando su una squadra veramente con mille complicanze, quindi gli auguro che veramente possa risollevare la squadra. Perfetto, nella splendida Serie D con tre gironi a nove squadre, anche lì si è fatta, cioè 27 squadre, non un girone a 14, uno da 13, ma 3 da 9, le Sequoie pareggiano, quindi secondo punto per Garzolani. In C1 invece vince il Trasacco, perde il Futsal Club di Avezzano e sta scivolando verso la metà della classifica, 6 punti di vantaggio sulla zona playout, inizia a guardare dietro perché tu sai, insomma, lì le vicissitudini al momento non sono poche, quindi è meglio comunque guardarsi le spalle. Della C2 abbiamo parlato, della Serie C, sulla Serie C femminile diciamo che le Sequoie di Castoria hanno perso in misura, mentre l'Orione continua a vincere e è distanziata di 3 punti rispetto alle due squadre capolista. Quindi parliamo del Custeramum e del Tollo, Sì. che è il quintetto favorito. Ancora in gol la mia compaesana Roberta Viscogliosi, che è un talento, Fortissima, Roberta è molto forte. ecco, diciamo che potrebbe giocare con i maschi e forse anche batterli. Anche batterli, Non è vero. concorda Franco Scolta, che ha detto: io non ci vado più a vedere calcio a 5 femminile perché sono lente, fanno ridere, cioè, No, sono punti di vista. vabbè, Franco non penso che abbia detto questo, E Franco. ti giuro, guarda, poi lo inviteremo per discolparsi, ma è inutile perché ho registrato tutto, Andai, quindi quindi va bene, allora, lo mandiamo in onda con l'altra intervista, quella famosa che dovrai perfetto, rimandare, quella, quella che hai dovuto togliere sì, dal quella sito. riveduta e corretta, quella passata alla storia per l'intervista del membro di Segugio. L'ho detto, non la tagliate, tanto avrete capito, molti di voi avranno capito a chi mi riferisco. Abbiamo parlato quindi del post partita, o meglio delle decisioni del giudice sportivo su Pro Calcetto La Fenice, e direi che per oggi possiamo chiudere, se sei Se d'accordo. vuoi possiamo continuare, parliamo Allora, d'altro. parliamo di politica, La tua sport. cravatta. Ancora questa storia, se la ride anche. Ah, perché non gli fai la battuta quella che facesti come in TV, come quella del bottone No, che. vabbè, Ma guarda non che. lo possono vedere, quindi non. Ah, quindi Andrea, vieni davanti alla telecamera, fa vedere il bottone che sta per partire. Comunque, veramente all'epoca era una cosa. Adesso Adesso si vede che ti alleni, dai. c'è una C'è palestra. allenamento. Una palestra che. No, No, non a vabbè, ma quello caso. è adesso, al di là delle battute, è una cosa fondamentale. Io Certo. quest'anno noi abbiamo, tornando un po' al Un calcio a po', 5, diamoci un diamoci un tono. tono. Abbiamo un preparatore atletico che è Pietro Scognamiglio, Perfetto. che ci sta dando veramente la forza che abbiamo. Ecco, quest'anno il valore aggiunto è la preparazione fisica. Ma vi Infatti, sta. non a caso le prime tre squadre sono quelle che si sono allenate meglio, che si Certo. allenano da Certo. settembre, che hanno fatto un'ottima E preparazione. allora salutiamo anche Aldo Clarenbeu, che Sì, sta anche Aldo, beh, certo, con nella l'Orione e col parte Paderno, dell'Orione. è primo in classifica da Poi, tutte le come parti. tu ben sai, io saluto anche un altro preparatore personale, che è il mister, che ovviamente allena anche la parte dei portieri, Chi? Antonio Nanni. Ah, Chi cavolo, meglio di lui ci può Antonio allenare? Nanni, come dire, Antonio ancora. Quindi noi abbiamo questa doppia, È abbiamo vero. Pietro per la parte fisica e in più per i portieri c'è Antonio Nanni. E anche alla cassa, Antonio, se serve. Sì. Quindi, vabbè, questa. Chi lo conosce ha capito benissimo a cosa riferisco. Gli altri, anche perché sennò ci fanno Beh, chi meglio di pagare. lui, insomma, voglio È dire, un certo, alla cassa. portiere. No, la cassa. Scherzo. Sì, è un portiere, uno storico portinaio. Detto questo, Sergio, ora te ne puoi anche Posso anche andare. andare. Grazie mille, a Grazie a te, presto, a Sergio Di presto. Cintio. Ciao. Buona serata.